Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, oggi voglio parlare con voi un pochettino per fare chiarezza su una teoria che mi ha gentilmente fornito il signor Litto. Ragazzi, come al solito ringrazio sempre il mio gruppo di leakers che mi tiene sempre aggiornato su tutto quello che concerne Fortnite. Questa teoria, ragazzi, è stata trovata su Reddit da un utente che ha veramente ragionato per bene, ragazzi, e stilato un'idea che potrebbe davvero avvicinarsi a quello che sarà l'end season per la nostra stagione numero 5 di Fortnite, ragazzi, quello che potrebbe essere il finale di stagione e addirittura il tema della season numero 6. Quindi mettetevi comodi ragazzi, ascoltate questa teoria e ditemi soprattutto qui nei commenti se pensate che possa essere giusta e se pensate che possa avere delle fondamenta con gli elementi che già ci ha fornito Epic Games stessa. Come vedete ragazzi, non siamo in un punto a caso della mappa, ragazzi, siamo dove il cubo, ragazzi, che sta tranquillamente continuando, anche allegramente direi, a girare per la mappa, ha rilasciato la sua seconda impronta, ragazzi, la seconda runa, chiamiamola così, anche se in realtà non si tratta proprio di rune ben definite, comunque delle impronte che, come vedete ragazzi, rilasciano intorno ad esse una cupola gravitazionale che sicuramente avrà a che vedere con il finale di questa season. Come sappiamo ragazzi, non è l'unica runa che è stata lasciata dal cubo durante i suoi movimenti da più di una settimana a questa parte. Ne abbiamo già vista anche un'altra qualche giorno fa e anche in quell'occasione un'altra runa è stata disegnata, tra virgolette, stampata nel terreno ed è diventata indelebile. Ma ragazzi, vi ricordate là dove ho puntato il marker, ragazzi, dove ci sono i vichinghi? Ve lo ricordate che cosa c'è? Vediamo se riusciamo ad andare a vederli nuovamente con i portali, perché ragazzi, la chiave, anzi le chiavi che ci fanno capire un pochettino quello che dobbiamo aspettarci per questo finale di stagione e per l'inizio della season 6, sono tutte scritte nella mappa, ragazzi. Come vi stavo già anticipando, ecco qua il nostro bellissimo cubo ed ecco la seconda runa incisa indelebilmente nel terreno, ragazzi. Ma quello che ci interessa a noi è arrivare, ragazzi, ai vichinghi, perché ve lo ricordo, ai vichinghi, ragazzi, sulla... si può aprire? No, non si può aprire il paracadute. Porco paracadute. Rimaniamo dove c'è il cubo, non c'è nessun problema. Ai vichinghi, ragazzi, tanto ho le immagini pronte. Se ve lo ricordate bene, ragazzi, sulla bandiera della nave vichinga, ragazzi, c'era disegnata una di queste due rune. Questa, ragazzi, è la runa che si chiama Agal, se non ricordo male come si pronuncia. E la runa Agal, ragazzi, è una runa che sta a significare il rinnovo, se non ricordo male. Quindi potrebbe essere tranquillamente essere associata ad un rinnovo della parte centrale della mappa, che è, lo sapete meglio di me, il vecchio magazzino muffito, Dusty Depot, diciamo il cuore della mappa, ragazzi, la parte centrale, il fulcro. Lo abbiamo visto distruggersi nella scorsa season, lo abbiamo visto rinnovarsi in questa season, lo abbiamo visto modificarsi, insomma non c'è dubbio, è sicuramente la parte più calda della mappa. Ma non è l'unica runa quella che abbiamo stampata nella bandiera, ragazzi, ce n'è un'altra, è la runa che si chiama Awaz, se non ricordo male. Fatemi dare un'occhiata, che dovrebbe essere assolutamente così il nome della runa. E la runa Awaz, ragazzi, è molto interessante,
come significato, perché ve lo vengo a dire subito ragazzi, sta a significare la prima, Agalaz si chiamava la prima, che parlava del rinnovo appunto, la seconda, che è Eywaz, invece parla della trasformazione. E per trasformazione, ragazzi, sappiamo un po' tutti che c'è qualcosa che non ci è ben chiaro per quello che riguarda Loot Lake, il lago che c'è al centro, sempre casualmente, non proprio al centro, ma comunque nella parte, diciamo che noi il centro lo ipotizziamo come questo cerchio grande, quindi non proprio il cerchiettino piccolino. E il lago che c'è a sponde del saccheggio, ragazzi, è un'altra fonte di interesse per quello che riguarda le teorie delle rune e di quello che sta succedendo, perché potrebbe essere il nuovo luogo che subirà una trasformazione da parte della Season 6, da parte probabilmente del Ragnarok. Tra l'altro, ragazzi, eccole qua intanto le rune che vi stavo dicendo poco fa, per chi non le avesse viste nello scorso video, le vedete esattamente davanti a me, in mezzo alle teste dei due lama. Forse voi ragazzi, cosa ci fa un Karthla? Forse voi ragazzi non lo sapete, ma c'è una cosa importantissima che già 18 anni fa, e non sto dicendo due, 18 anni fa Epic Games aveva fatto, ragazzi. Guardate un po' questa immagine che vi faccio vedere. Vediamo se vi dice qualcosa. Vi dice niente questa immagine? Ovviamente per i più vecchi magari sì, per i più vecchi, per i più datati, chiamiamolo così. Questo, ragazzi, è un videogioco che si chiama Rune. È un videogioco rilasciato appunto nel 2000, quindi ben 18 anni fa. E in questo gioco, ragazzi, come vedete, il personaggio principale è già, si chiama Ragnar, che è praticamente l'abbreviazione di Ragnarok. Questo videogioco rilasciato nel 2000 ovviamente è stato rilasciato da Epic Games, come vi avevo già detto pochi secondi fa, sul primo motore grafico Unreal Engine, che è lo stesso motore grafico che gira su cui gira Fortnite in questo momento. Ma volevo farvi vedere, ragazzi, una sessione molto molto particolare di gioco, presa appunto da un long play Rune, che è appunto il gioco che vi ho appena detto. Fatemi togliere l'immagine, fate passare un attimo la musichetta, vi faccio vedere, ragazzi, quello che succedeva 18 anni fa su Rune. Questa è una parte fondamentale dove c'è il nostro personaggio che incontra Odino, ragazzi. The betrayer has eluded you and revealed the nature of his allies. Yours has now become more than a quest for vengeance, warrior. For Loki's tangled claw threatens to topple all the nine worlds. But Gonrak remains the weakest part of the skein. He has abandoned Midgard for the realms of the Nibelung dwarves, while he gathers his forces for the final attack. You'll find an entrance to that lair in a pass beyond these mountains. Ragazzi, lo vedete in mezzo alle fiamme. Continue to trust in me, Ragnar, and you will find both our causes. Eccolo qua il nostro Ragnar, ragazzi. Questo è un Ragnarok di 18 anni fa, ragazzi. Guardate lì davanti che cosa c'è, quello di cui vi avevo parlato pochi giorni fa nel video. È stilizzato, ovviamente, ragazzi, la grafica di 18 anni fa non può essere uguale a quella che noi oggi siamo abituati a vedere, ma questo, ragazzi, di fronte a voi è palesemente un Fenrir, ragazzi, e non è l'unico che incontreremo. Ma quello che volevo dirvi, per il quale Loot Lake potrebbe essere associato, è che, ragazzi, ci sono forti probabilità che la mappa venga sommersa, o comunque che parte della mappa venga sommersa, perché in questa sezione di gameplay, che è la più importante del gioco, dove c'è proprio l'incontro da parte di Ragnar con Odino, Ragnar tra l'altro vede anche altre persone rimaste intrappolate nei ghiacci, e vi ricordo, ragazzi,
ghiacci sono tranquillamente collegabili alla nostra montagna dei vichinghi, dove è già iniziata da inizio season una bufera. Come vedete, ragazzi, ci sono degli altri, sembrano dei Fenrir più piccoli, ragazzi, ma come vedete, che roba, un po' scanico. Questi forse non sono proprio dei Fenrir, però vedete, hanno tre zampe, come l'impronta che c'è su Fortnite, ragazzi. Di certo sono tranquillamente collegabili all'impronta e a quello che stiamo dicendo. Quindi, ragazzi, potrebbe già essere scritto tutto nella storia di Fortnite. Potremmo aspettarci come season numero 6 l'arrivo degli dei, quindi della mitologia in generale. Di certo, ragazzi, sparano i botti intanto fuori. Di certo, ragazzi, noi più ne sappiamo e più cerchiamo di farvi vedere le cose, ragazzi. È incredibile come tutto si possa collegare a distanza di quasi due decenni. Beh, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e voglio sapere cosa ne pensate di questa teoria, che a parer mio si avvicina tantissimo alla realtà, se la vogliamo chiamare così. Vi ricordo un bel like se vi è piaciuto, iscrivetevi in tantissimi al canale. Noi ci vediamo in live. Ciao!